Grazie a te anche oggi siamo insieme, grazie sienoresse a Dio per la bella occasione che ci dà di essere insieme. Hai sentito questo percanto? Questo è il segreto per mantenere sempre alto il livello della tua fede, della mia fede. Quando noi diamo il Signore, quando noi raccontiamo le sue meraviglie, quando noi sprigioniamo dal nostro cuore le grandi opere che Egli ha fatto, la nostra fede si ricarica in un modo speciale. Non racconti le meraviglie del Signore, si abbassa il livello della tua fede. Non testimoni del Signore. Scende il livello della tua fede. Tu dici possibile? Sì. Ebbene, questa mattina metti un po' di attenzione e così comprendi come la tua fede può salire e scendere da come tu ti muovi, da quello che tu dici. Da quali sono i pensieri che occupano la tua mente? Bellissimo. Prima di tutto ti voglio ricordare che lunedì dopo domani abbiamo la staffetta di preghiera e questo non può sfuggire perché fai una programmazione da poter essere presente. Così preghiamo insieme. Lunedì 8 aprile dalle 16 alle 22 saremo con una ventina di pastori, poco più, che insieme preghiamo un quarto d'ora per uno. Deciditi di pregare insieme con noi, avvisa i tuoi amici, telefona perché così... Preghiamo tutti in diretta, sui social, dovunque ti trovi, dalla macchina, sull'app, dovunque ti trovi, a quale parte del mondo sei puoi pregare insieme con noi. La latitudine dello Spirito Santo è lì dove sei tu, perciò non ci sono problemi. Per lo Spirito di Dio non ci sono distanze, siamo sempre uniti insieme. A Dio sia la gloria. Perciò ricordati per te e per i tuoi amici, a quanti, con quanti puoi condividere, perché la preghiera porta grandi risultati, grandi risposte da parte del Signore. Ricordatelo. Ebbene, prima che andiamo avanti, come sempre, vogliamo pregare il Signore, che lo Spirito Santo ci parli questa mattina. E... Elevi il livello della nostra fede. La parola di Dio fa crescere la fede. Forse ti sei chiesto qualche volta, ma come fa la parola di Dio a far crescere la fede? Te lo sei posto questo punto interrogativo? Ascolta con attenzione questa mattina. Vedrai come può crescere la tua fede o diminuire? dal come tu ti muovi. Va bene? Preghiamo insieme al Signore. Signore, veniamo a te insieme con la sorella, col fratello, con tutti quelli che siamo insieme in questo spazio di tempo. Signore, ti ringraziamo per la possibilità che ci dai di venire a te perché tu sei grande, sei meraviglioso. Vogliamo dare a te lode, onore e gloria, ora e sempre. Innalziamo te, o oh Dio Onnipotente, nostro Dio. Te, Gesù, nostro Signore e Salvatore. Te, Spirito Santo, nostra Guida e Consolatore. A te diamo lode, onore e gloria, ora e sempre. E sempre, 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 sempre. Amen. Il messaggio di questa mattina dice: ci sono due punti interrogativi che Gesù fa. Leggiamo insieme. Non riflettete? Punto interrogativo. Avete ancora il cuore indurito? Punto interrogativo. Mentre camminiamo col Signore anche il nostro cuore può diventare incallito, sai il callo non è, non è facile che penetri un ago dentro. Ci incalliamo, diventa il nostro cuore calloso, rigido, duro. Può essere sì, lo dice Gesù. Leggiamo insieme in Marco 8, 17. Ma egli accortose e disse loro, perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Il cuore insensibile. Abbiamo visto tante opere fatte dal Signore. Questa è una metafora della nostra durezza spirituale. Molte volte Gesù si è rattristato per la durezza del nostro cuore. In Marco 3,5 leggiamo, il Signore Gesù è triste per la durezza del mio cuore e del tuo cuore. Allora Gesù guardatili tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo, stendi la mano. Egli la stese. E la sua mano tornò sana. Disse all'uomo, al Signore dispiace quando il nostro cuore si indurisce, quando si incallisce e sa quante volte lo facciamo dispiacere. In Marco 6,51 dice ancora, leggiamolo insieme. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò ed essi erano profondamente stupiti in se stessi. Il vento si calmò, ma il loro cuore si era indurito. Leggiamo il verso 52. perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. In Marco 8, 18 leggiamo, <ride> Signore aiutaci, avete occhi e non vedete. Avete orecchi e non udite e non vi ricordate. Non usiamo gli occhi spirituali, non usiamo gli occhi, gli orecchi spirituali. Non ricordiamo quello che il Signore ha fatto per noi nel passato. Se vediamo non crediamo, se non vediamo non ce l'aspettiamo. Pensi che solo i discepoli erano così. Anche noi molte volte siamo presi da un piccolo problema. E dimentichiamo quante volte il Signore è venuto in nostro aiuto e quel piccolo problema fa scemare e scendere la nostra fede che non sappiamo come venirne fuori. Che cosa era successo ai discepoli in questa circostanza? Prima di tutto i discepoli siamo noi questa mattina, attenzione, perché il Vangelo parla a noi, parla a te ed a me. Che cosa era successo in questa circostanza? Quello che succede a noi, spesso e volentieri. Forse ci siamo dentro anche questo giorno. Nel verso 14 leggiamo cos'era successo. I discepoli avevano nella barca un solo pane perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. E questo li tratteneva in tutto, quello, tutto il loro viaggio. Il fatto che avevano un solo pane sulla barca, in quel breve tratto di lago, quello è un buon lago, si trattava di un paio di ore per attraversarlo, anche meno. E stavano preoccupati che avevano un solo pane sulla barca. Vedi come siamo fatti noi? Non solo stavano preoccupati, discutevano e non capivano quello che diceva Gesù riguardo al lievito dei farisei e al lievito di Erode. Perché Gesù parlava del lievito della malvagità, della dottrina sbagliata, quella di Erode perché aveva un tipo di malvagità e quella dei Sarisei aveva un altro tipo di religiosità malvagia. E loro erano tanto presi da quel panino che avevano e non ne avevano altri. Che Gesù parlava delle cose spirituali e loro non capivano per il fatto che avevano un solo pane sulla barca per un'ora di viaggio. Stavano preoccupati e non capivano che cosa stava dicendo Gesù. A dire il vero, anche a noi succede così. Signore, aiutaci questa mattina. Non usiamo gli occhi spirituali, non usiamo i nostri orecchi spirituali, non ricordiamo quello che il Signore ha fatto per noi nel passato. Se vediamo non crediamo, se non vediamo neppure ci aspettiamo che il Signore compia qualche cosa. Leggiamo insieme in Romani 10:17. Dice che la fede viene dall'udire udire la parola di Cristo. Così la fede viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Tu dici... Come cresce la fede nel mio cuore? Ascoltando la parola. Ma come succede questo? Ascolta. Ora parla Gesù. Vedi come sale il livello della fede. Leggiamo il verso 19. No, verso 19 del capitolo 8 di Marco. Chiedo scusa, hai ragione. Quando io spezzai i cinque pani per i cinque mila, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Essi gli dissero dodici. Leggiamo il verso 20. Quando spezzai i sette pani per i quattromila, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi gli risposero: Sette. Leggiamo il verso quattordici. I discepoli avevano nella barca solo un pane perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Ora capisci come cresce la fede quando Cristo parla, quando loro sono ripiegati su se stessi, guardando il problema che non hanno pane. Sono preoccupati 12 persone per un'ora di viaggio. Quando Gesù parla, gli fa realizzare che quello stesso Gesù, che insieme con loro, ha fatto qualcosa che possono lodare Dio. Cioè, erano con Gesù. Leggiamo un'altra volta il verso 20 e 21. Quando spezzai i sette pani per i quattromila, quanti panieri di pezzi raccoglieste? Come dire, se io adesso che sono insieme con voi prendo questo pane che è nella barca, Pensate che posso riuscire a farne quanti ce ne servono lungo un'ora di viaggio? Che pensi tu? Gesù nella barca per un'ora di viaggio, se veramente c'era la necessità, Gesù avrebbe potuto far diventare quel panino. Quel fillone, quel chilo di pane, per il fabbisogno di dodici discepoli nella barca e non sappiamo neppure se erano tutti e dodici insieme. Che pensi? Io penso di sì. E allora c'era motivo di preoccuparsi? C'era motivo dal non comprendere cosa diceva Gesù perché erano presi dalla, dalla preoccupazione che non avevano il pane per un'ora di viaggio. Non facciamo anche noi così? Sembra che si è fermato tutto, che ti trovi in qualche difficoltà oggi. Pensa per un attimo quante volte il Signore ti è venuto in aiuto. C'è un motivo di preoccuparti per questo poco? Vedi come il Signore alza il livello di fede. Leggiamo il verso 20. Così, quando noi leggiamo la parola del Signore, quando noi ascoltiamo la parola del Signore, quando noi ci immergiamo nella parola, un'altra domanda. Quando spezzai i sette panni per i quattromila? Quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi gli risposero, sette. Oh, che pensi? E diceva loro, non capite ancora? Cioè, voi state trascurando l'insegnamento spirituale che io vi sto dando? per una preoccupazione che non esiste perché io sono insieme con voi. Hai qualche preoccupazione che ti trattiene oggi? Hai nella tua mente una preoccupazione questo giorno che ti mantiene legato con la mente dal non poter glorificare Dio? Hai dimenticato quante volte il Signore ha operato nella tua vita. Ecco perché quel canto è importante. Ti loderò, Signore, con tutto il cuore, racconterò le tue meraviglie e canterò il tuo nome. Se ci mettiamo a cantare i salmi. Sono pieni di testimonianze che il popolo di Dio ricordava l'Egitto, fuori dall'Egitto, il mar Rosso, il deserto, l'acqua, le quaglie, la carne, le vittorie. Perché servivano? Perché la parola di Dio fa salire il livello della nostra fede quando non testimoni. Quando non racconti le cose del Signore, quando non lodi il Signore per la Sua grandezza, la tua fede sprofonda e resti ingabbiato in quel piccolo problema che ti trattiene e ti mantiene così legato come un animale vicino a una pianta che non si può muovere con un filo d'erba che lo mantiene. Aiutaci Signore questo giorno. Ricorda le cose e ci dice, non capite ancora? Leggiamo il verso 21. Diceva loro, non capite ancora? Il Signore si aspetta che, quest che noi restiamo liberi in sua presenza per assorbire gli insegnamenti spirituali che ci vuole dare, mentre molte volte noi non intendiamo, non comprendiamo perché siamo presi da quel piccolo viaggio che stiamo facendo. Quel tratto di strada che stiamo attraversando, le cinque domande che Gesù fa ci aiuta a capire, ricordando quello che Gesù ha fatto, ci aiuta a capire che Egli ci sa provvedere quel che ci serve. Nel verso 14 erano legati da quel problema di un'ora di viaggio. I discepoli avevano nella barca solo un pane perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Per il viaggio di qualche ora erano preoccupati ma avevano dimenticato ciò che Gesù Dovette loro ricordare. Rileggiamo il verso 19 e 20 per piacere. Alza la testa, sorella. Fratello, alza la testa. Quando ho operato in tuo favore nel tempo passato, cosa ho fatto per te, sorella? Ti viene in mente ciò che ha fatto il Signore per te? C'è motivo per quello che ti sta girando per la testa in questo momento che ti mantenga così preoccupata? Fratello, anche tu, alza la testa, pensa quante volte il Signore è venuto in aiuto nella tua vita. C'è bisogno di stare tanto preoccupato? Adesso per questo piccolo tratto di strada che stai facendo, leggiamo il verso 20, così ci ricordiamo ancora. Signore, aumentaci la fede. Quando spezzai sette pani per, le, per i quattromila, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi gli risposero sette. Fratello, ti viene in mente quante volte il Signore è venuto in tuo aiuto? Fatti una ripassata nella testa, lo Spirito Santo ti vuole ricordare. Sorella, torna un poco indietro, cerca di svegliarti, cerca di comprendere quante volte il Signore è venuto in aiuto. C'è bisogno di restare tanto preoccupata in questo giorno per un piccolo tratto di strada di un'ora? signore aiutaci questa mattina non capite ancora leggiamo il verso 21 ecco che la fede cresce quando noi e diceva loro non capite ancora non capiamo ancora io mi metto insieme con te perché noi soffriamo della stessa malattia avete visto come siamo fatti noi ci piace vivere per preoccupati. Noi siamo abituati a saper vivere preoccupati anche quando non ci dobbiamo preoccupare. A volte sento nell'ampito contadino che ci sono delle belle giornate in tempi che dovrebbe essere cattivo tempo. E ho sentito spesse volte dei contadini dire ah, adesso fa queste belle giornate, chissà quando li dobbiamo pagare. Come dire, non è tempo che ci siano belle giornate, ma dato che ci sono vuol dire che ci aspetta il cattivo tempo davanti. Non godiamo mentre il Signore ci sta dando una bella giornata, perché ci preoccupiamo. Di quando sarà cattivo tempo? Ci piace proprio stare preoccupati allora. Vedi che trappola ci tiene il diavolo? Perché serve la nostra testimonianza? Perché serve parlare del Signore? Perché serve parlare delle opere che Egli ha fatto? Per le opere che fa? per quante volte ci ha tirato fuori, di come ha operato durante il percorso del nostro cammino, di come ha operato nella nostra famiglia, di come ha operato nel, nei, nella famiglia dei nostri genitori, di come ha operato nella nostra comunità. Abbiamo dimenticato tutto. 21, leggiamo il verso 21. Non capite ancora? A chi lo dice? Ai discepoli? No, 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 lo dice a te e a me. Non capite ancora che sto dicendo? Dice il Signore. La parola del Signore viene e ci ordina, ci dice come ci dobbiamo muovere. In primo cronache, capitolo 16 verso 12. Ricordatevi delle meraviglie che egli ha fatte, dei suoi miracoli e dei suoi giudizi, della sua bocca: quante volte egli ha giudicato e ha demolito i nostri nemici in un modo straordinario, è intervenuto, quante volte ci ha sollevati. Quant... Tutto ho dimenticato. Leggiamolo un'altra volta. Perciò serve la parola del Signore a te e a me. Leggiamolo un'altra volta. Vai tranquillo, ricordatevi delle meraviglie che egli ha fatte. Facciamo una ripassatina questa mattina dei suoi miracoli e dei suoi giudizi, dei giudizi della sua bocca. Meraviglioso sei. Ricordatevi delle meraviglie che il Signore ha fatte e poi nel verso 24 dice un'altra cosa, per poterle raccontare ce li dobbiamo ricordare. E allora dice, raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli, perché serve testimoniare del Signore? Serve per edificare la nostra fede. Quando non lo fai, sorella mia, scema la tua fede e cadi nella trappola del diavolo. Quella mezz'ora di viaggio che stai facendo diventi tutta triste. Signore, aiutaci questa mattina. E non vi ricordate? Sembra che abbiamo la memoria corta. Raccontate la sua gloria fra le nazioni. La parola del Signore ci insegna come ci dobbiamo muovere, perciò la dobbiamo leggere ed ascoltare. Il Salmo 105, nel verso 5, dice così. Ricordatevi. Ricordatevi dei prodigi fatti da lui, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Gesù dice, non ricordate. Il verso 21 del capitolo 8 di Marco. Gesù chiede a noi, non ricordate? Leggiamolo. Marco 8:21, non capite ancora? Non ricordare, non portare in luce, non testimoniare. Non parlarne, non, non metterli a portata di memoria le cose che ha fatto il Signore. Sprofondano e che cosa viene a galla? La nostra paura, il nostro timore, la nostra preoccupazione e viviamo male. Il verso 5 del Salmo 105 dice, ricordatevi, Leggiamolo, Signore, aiutaci questa mattina. Ricordatevi dei prodigi fatti da Lui, dei suoi miracoli e dei suoi giudizi e dei giudizi della sua bocca. Gesù dice, non ricordate, nei primi cinque versi di questo salmo ci sono dieci esortazioni che ci invitano alla memoria che invitano alla memoria, alla divulgazione delle opere compiute da Dio in nostro favore. Leggiamo il verso 1. Che sei grande Signore, grazie per la tua parola. Celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli. Prima di tutto i benefici della nostra salvezza in Cristo. Fate conoscere, Facciamo, facciamolo con canti di riconoscenza. Verso 2, leggiamo. Troviamo dei canti, cantate e salmeggiate a Lui, meditate su tutte le sue meraviglie. Parliamone in questo modo, si, in questo modo si fortifica la nostra fede. Anche quando preghiamo, riportiamo le sue opere nei nostri ringraziamenti. Lo Spirito Santo che ha ispirato questo salmo nel verso 3 vuole ispirare il nostro cuore per mettere ad effetto quello che gli ha fatto per noi. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, o oh, gloria sia resa al Signore. Fa gioire il nostro cuore in ogni problema, cerchiamo il Signore, leggiamo il verso 4. E cambia la scena, cambia la temperatura dentro di noi, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e di compassioni. Cercare altrove non troviamo risposta, ma nello studio della parola del Signore troviamo la nostra fede che cresce. Leggiamo il verso 5. egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'Aquila. Noi credenti veniamo fortificati. Ecco la parola di Dio come ci eleva, come ci sopraeleva, come ci fa gioire mentre questi discepoli in Marco 8,14 stavano preoccupati per un pane. <ride> Signore aiutaci, i discepoli avevano nella barca solo un pane perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. E leggiamo per piacere il verso 19 e 20, così ci ricordiamo anche noi. Quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Essi gli dissero: dodici. Quando spezzai sette pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi gli risposero: sette. Ora, se il Signore chiede a te e dice: Cosa ho fatto nella tua vita? Ti ho perdonato, ti ho guarito, ti ho salvato, ti ho tirato fuori da mille problemi, quante volte. Oh gloria a te Signore, alleluia, benedetto sia il Signore. Cantiamo quel canto un'altra volta per cortesia. Ti ricordi qual era? Il numero? Che sei bello Signore. 6, 7, 4, ti loderò Signore. Beh adesso lo dobbiamo fare col cuore, perché se no non abbiamo capito niente, cosa ci dice il Signore. Cantiamolo insieme, non restare con la bocca chiusa, perché credo che il Signore vuole elevare il livello della tua fede questa mattina, questo giorno. Signore aiutaci. Entrate nelle sue porte con ringraziamenti e con lodi. Che vuol dire? Qual è la porta che entriamo quando andiamo in chiesa? Quando andiamo davanti al Signore per pregare? Cominciamo già subito a ringraziarlo per tutto quello che ci viene in mente che gli ha fatto per noi, dalla casa dei nostri genitori, per i nostri figli. Sono motivi di gioia di poter dire grazie Signore, si eleva il tuo spirito, si eleva la tua fede e senti la preghiera che diventa una gioia perché tutte le risposte ricevute durante il percorso del tuo cammino elevano il tuo livello di fede e la preghiera non diventa un mortorio, diventa la gioia del Signore perché? Perché si elevano dal tuo cuore i ricordi di quante volte il Signore è entrato a far parte dei tuoi bisogni e con quale forza Egli ha cambiato le situazioni. Può essere che per mezz'ora di viaggio, con Gesù nella barca, c'è la preoccupazione, abbiamo un solo pane. Non sono loro adesso che fanno così, siamo noi che cadiamo spesso in questa trappola. Signore, aiutaci. La nostra storia, come Salvati Redenti, è una bella storia, non la lasciamo affogare nelle preoccupazioni di qualche ora di viaggio. Leggiamo il verso 14, io desidero che oggi tu cominci un nuovo cammino col Signore. I discepoli avevano nella barca solo un pane perché avevano dimenticato di prenderne degli altri, non capivano più niente di tutto quello che diceva Gesù per questa preoccupazione. Nel Salmo 103 verso 2 dice così <ride> che sei bello, Signore, benedici anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei Suoi benefici. In Cristo l'anima nostra è stata ristorata attraverso la nuova nascita, un ricordo così forte che ha cambiato la nostra storia, il nostro destino eterno. Egli ci ha perdonati e ci continua a perdonare. Leggiamolo un'altra volta e poi leggiamo il verso 3. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno, mettici il verde sopra per piacere. Signore, aiutaci. Oggi il Signore ti vuole tirar fuori da quel mortorio che stai vivendo. Non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Comincia un nuovo cammino col Signore. Usa il metodo di Dio che funziona. Benedici, anima mia il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Leggiamo il prossimo verso. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, meraviglie delle meraviglie. Questo scioccava i religiosi del tempo di Gesù. Quello che Gesù ha fatto in noi scioccava i suoi contemporanei. In Luca capitolo 5 verso 20. Guardiamo cosa dice. Ed egli veduta la loro fede disse, uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati, perché Gesù usa la prerogativa di Dio, il perdono. Ma Gesù è Dio, perciò lo fa. Perché nel verso 21 guardiamo. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo, chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Lui guarisce l'anima prima. E non solo. In Isaia 55,7 dice così: Lasci l'empio la, la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Lui ci perdona e ci guarisce. Quante volte ci ha perdonato? Quante volte ci ha guarito? Così fece come fece con quest'uomo in Luca 5, 24 e 25. Così ha fatto migliaia di volte con noi. Ora, finché sappiate, ed adesso lo sappiamo anche noi, che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, disse all'uomo paralizzato: Alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito egli si alzò in loro presenza prese ciò su cui giaceva e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. Quante volte il Signore lo ha fatto con noi? Ci ha perdonato e ci ha guarito. Benedici, anima mia, il Signore. Leggiamo il verso 3 del Salmo 103. Signore aiutaci, il 2 e il 3 va bene tutti e due, e lì perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, verso 2 o lo leggiamo andata o al ritorno, benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici, meraviglioso sei Signore, ti vogliamo benedire. Anche noi possiamo glorificare Dio. Egli lo fa su ognuno di noi singolarmente. Non abbiamo di che ringraziare Dio. Quante volte andiamo che ci perdona? Quante volte ci ha guariti? Sembra che solo il paralitico abbia usufruito di questo beneficio. Noi, quante volte? Benedici anima mia il Signore. E come dice in Geremia capitolo 33 verso 8, che lui viene individualmente a purificare la nostra vita. Li purificherò di tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me, perdonerò tutte le loro iniquità con cui hanno peccato contro di me e si sono ribellati a me. Quante volte come eravamo noi? E il Signore ci ha perdonati. Il Salmo 103, verso 3, dice ancora una cosa più bella, più grande, più forte, che noi possiamo proclamare. Egli perdona tutte le tue colpe e risana non dice sana soltanto, risana, o oh, meraviglia delle meraviglie, alleluia. Risana tutte le tue infermità, gloria sia resa a Dio. Allora troviamo in Isaia 55,7: non si stanca di perdonare, e qui dice egli risana, allora egli continua a perdonare, continua a risanare la tua vita. Benedetto sia Dio, ci ha sanati e risanati. Da tutte le nostre colpe e dalle nostre infermità. E proprio come dice, in Esodo, l'antico patto, al nuovo patto, non ci sono Dio e sempre lo stesso Dio, in Esodo 15, 26 dice: Io sono il tuo dottore. Io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore colui che ti guarisce. Questi due testi. Ah che bello Signore. Vorrei chiederti un po' di attenzione. Abbiamo letto l'ultimo rigo. Leggiamolo per cortesia un'altra volta perché io sono il Signore colui che ti guarisce. Ora tieni in mente questo testo. E leggiamo l'ultimo rigo di Isaia 55:7. Uno dice perché io sono il Signore colui che ti guarisce e l'altro dice al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Ciò vuol dire che lui lo ha fatto nella nostra vita e lo continua a fare e noi stiamo preoccupati per mezz'ora di viaggio. Questi due testi formano un forte legame e noi siamo testimoni, se tu sei un credente, se tu sei una credente sei testimone di due fatti importanti. Che il Signore ti ha perdonato tante volte, è vero o mi sbaglio? E che il Signore è intervenuto per risanarti tante volte. È così? Bene. Nella sacra parola di Dio, quando una testimonianza è fatta da due o tre persone è la verità. Allora, quante volte ti ha perdonato, quante volte ti ha risanato? In Deuteronomio 19,15 dice che quando ci sono due testimoni, un solo testimone, non sarà sufficiente per condannare un uomo, qualunque sia il delitto o il peccato che questi ha commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Beh, noi abbiamo due testimonianze minimo, che il Signore è colui che ci guarisce e il Signore è colui che ci perdona e non si stanca di perdonare. Queste due confermano ciò che è la verità e noi possiamo lodarlo, benedirlo e glorificarlo perché egli continua a farlo e non è solo qualcosa dell'Antico Testamento ma anche in secondo, nel secondo Corinzi capitolo 13 verso 1 San Paolo usa lo stesso per la Chiesa ai Corinti dicendo, questa è la terza volta che vengo da voi, ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Noi lo possiamo testimoniare, noi possiamo testimoniare che Dio ci ha perdonati e ci ha guariti, ci perdona e ci continua a perdonare, ci ha guariti e ci continua a guarire, leggiamo l'ultimo rigo di 15:26. Esodo 15,26: perché io sono il Signore colui che ti guarisce. E in Isaia 55, 7, io sono il Signore che non si stanca di perdonare. Al nostro Dio che non si stanca di perdonare, noi lo possiamo testimoniare? Può essere mai che per mezz'ora di viaggio siamo tanto crucciati che non comprendiamo più niente? Nel Salmo 103, verso 1, dice così. <ride> Alleluia. Benedici anima mia il Signore e tutto quello che in me, benedica il suo santo nome, quante volte ci ha salvati dalla fossa. Nel verso 4 dice che ci ha salvati dalla fossa. Egli non solo ci ha salvati, ma qui è meravigliosa la parola. Salva la tua vita dalla fossa mentre camminiamo con lui. Ti corona di bontà. Questo è il futuro del credente. Non è solo il passato. Qui è al futuro. Leggiamolo. Salva la tua vita dalla fossa. Ti corona di bontà e di compassione a Dio sia la gloria. Noi del nuovo patto dobbiamo sempre glorificare il Signore. Leggiamo Marco 8,14. I discepoli avevano nella barca solo un pane perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Gesù dice in Matteo, non vale la vita più del, del vestito e noi molte volte per il vestito perdiamo la gioia del Signore per mezz'ora di viaggio. Signore aiutaci. Cosa vuoi che sia mezz'ora di viaggio di fronte a tutto quello che il Signore ha fatto e quello che ci promette di fare? Leggiamo il verso 4 del Salmo 103. Che sei bello, Signore, ti vogliamo benedire. Egli salva la tua vita dalla fossa. Durante il percorso del nostro cammino, ci corona di bontà e di compassioni. In secondo Corinzi, capitolo 3 verso 7, dice: ora, se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, Fu glorioso al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria che pur svaniva del volto di lui. Cioè la gloria della legge era passeggera, ma la gloria che è davanti a noi credenti del nuovo patto. Leggiamo fino al verso 11. Il meglio sta davanti, sorella. Quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi... Quello che nel primo fu reso glorioso non fu reso, non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, Molto più grande la gloria di ciò che è duraturo nel quale noi del nuovo patto in Cristo andiamo verso questa gloria futura. Ma la gloria del disegno salvifico di Dio per noi è perpetuo e eterno. E in 1 Giovanni capitolo 3 verso 2, scusa se poco, carissima, carissimo, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come gli è. Che ti pare? Possiamo per mezz'ora, che abbiamo un solo panino, mezz'ora di viaggio, non riusciamo proprio a passare all'altra parte? Dobbiamo stare tanto preoccupati per questo? Perciò è importante che noi dobbiamo... Ringraziare il Signore, testimoniare del Signore, raccontare ciò che Gli fa. Nel Salmo 105 verso 1 dice, leggiamolo, non ci fermiamo. Celebrate il Signore, invocate il Suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli, perché mentre ne parliamo vengono in luce nel nostro cuore e abbiamo di che glorificare Dio. Io, dopo 57 anni di servire il Signore, di camminare con Lui, ho piene tutte le memorie. Se io mi faccio vincere dalla preoccupazione di mezz'ora di viaggio, affogo tutto quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Sembra che quella mezz'ora è la peggiore. Se invece affronto quella mezz'ora come un cammino normale e continuo a lodare il Signore per tutto quello che ha fatto e quello che sta facendo, nella mia vita, attraverso la mia vita, attraverso la mia casa, attraverso la mia famiglia, ho di che lodare Dio, attraverso di te, di come il Signore si serve della sua parola per incoraggiare te. Anche questo mi rallegra e perciò possiamo gioire camminando col Signore. Non ci lasciamo vivere, vincere dalla preoccupazione di qualche attimo. Se oggi stai attraversando un piccolo momento particolare, non farti vincere da scendere nella depressione, sapendo che ci sono grandi promesse che il Signore ha fatto, ma a garanzia hai già quelle che ha fatto fino in questo momento, come i discepoli ti voglio ricordare per concretizzare il messaggio. La loro preoccupazione era Marco 8,14. I discepoli avevano nella barca solo un pane perché avevano dimenticato di prendere degli altri. Ma Gesù gli fece sollevare che non c'era da preoccupare, perché nel verso 19, verso 20, gli disse non quanti ne aveva fatti, ma quanti ne erano restati. Quando io spezzai i cinque pani per i cinque mila, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? E loro allora si ricordavano, perciò ti ricordi anche tu quante volte il Signore è venuto in aiuto a te. Lodiamo il Signore, non ci fermiamo. Leggiamo il verso 20. Così ti ricordi ancora. Quando spezzai i sette pani per i quattromila, quanti panieri pieni di pezzi, raccoglie, pezzi raccoglieste? Essi gli risposero, sette. Quante volte il Signore ti è venuto in aiuto? Abbiamo di che ringraziare Dio? Io credo di sì, ringraziamolo insieme. Signore ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto, per quello che stai facendo e per quello che farai. Ti prego per la sorella, per il fratello. Fagli comprendere il messaggio di oggi per vivere una vita di comunione con te, ringraziandoti, benedicendoti. Testimoniando, rallegrandosi per le grandi opere che hai fatto e per quelle che tu farai ancora. E se ci è una mezz'oretta di viaggio, che abbiamo dimenticato qualcosa, facci innalzare lo sguardo verso di te per poterti lodare, ringraziare e benedire. Aiutaci a vivere un giorno alla volta insieme con te. E affrontiamo il domani perché ci sei tu. Sì, ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo, ora e sempre. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così anche tu vai a leggere quei versi che ti hanno parlato. Non riflettete? Avete ancora il cuore indurito? Io spero di no. Marco 8, 17, 3, 5, 6, 51 e 52, 8, 18 a 21, 8, 14, primo cronache 16, 12, 16, 24. Salmo 105, 5, 105 da 1 a 5, 103, 2, 3, Luca 5, 20 e 21. Isaia 55,7, Luca 5-24-25, Geremia 33-8, Esodo 15-26, Deuteronomio 19-15, secondo Corinzi 13,1, Salmo 103-1-103-4, secondo Corinzi 3-7-11, 1 Giovanni 3-2. E anche oggi il Signore ci ha parlato. Ci ha incoraggiato e noi dobbiamo imparare come camminare con Lui di valore in valore, lodandolo, benedicendolo senza fermarci. Più lo facciamo, più cresce la nostra fede. Ci vediamo stasera, Dio piacendo, alle ore 19.30 insieme con quattro pastori. Preghiamo che il Signore ci mandi quattro che hanno un messaggio per questa sera, che lo Spirito Santo li unga e che possa raggiungere i nostri cuori con una parola viva, alimentata dallo Spirito Santo e fecondata dallo Spirito Santo ai nostri cuori, perché dovunque arriva la sua parola porta ricchezza spirituale e fede che ne abbiamo bisogno. Ma se noi ci esercitiamo secondo gli insegnamenti della parola di Dio, la parola di Dio fa crescere la fede, sviluppa la fede. Lo vogliamo leggere? Così ricordiamo Romani 10-17, poiché la fede viene dall'ascolto, da, da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, perciò nutriamoci con passione della parola di Cristo perché essa produce la fede nel nostro cuore. Dio ti benedica, ci vediamo stasera alle ore 19.30. Pace, ti benedica Dio. Alleluia.